Questo è Arnold. E oggi guardiamo al futuro. Non proprio come immaginavo. A causa di un'eruzione vulcanica, il cielo si è riempito di dense nuvole e l'umanità si è rinnovata senza sole. Interessante. Per quanto tempo puoi vivere così? 1 miliardo di persone soffre di carenza di vitamina D. Se il sole scompare dopo 7 giorni, metà della popolazione soffrirà di depressione acuta e ci sarà un aumento del 75% del rischio di ammalarsi di cancro. Ci sarà un aumento del 32% dei casi di ictus e diventerà 2 volte più facile contrarre il diabete. Pertanto è meglio fare scorta non di cibo in scatola, ma di vitamine. Senza il sole non c'è motivo di vivere in superficie, quindi tutti si spostano sottoterra e si adattano a questa nuova esistenza. La nutrizione è nelle mani della scienza e della tecnologia. Gli scienziati creano fattorie di funghi e idroponiche in grado di coltivare una varietà di prodotti. E con una stampante 3D puoi stampare velocemente i tuoi piatti preferiti. Senza la luce solare, il cervello umano non riesce a distinguere tra giorno e notte. Gli ormoni vanno in tilt e si verifica un forte aumento dell'obesità. Quando l'ormone leptina, responsabile dell'appetito, si riduce dell'80%, la porzione giornaliera di cibo aumenterà di quasi la metà, 44%, e ciò porterà ad un aumento di peso. Ehi, sei sicuro di poterci andare? Tutto sembra come nei film dei supereroi. Un lungo corridoio, un laboratorio segreto. Ed ecco la soluzione. Tutto questo risulta essere un esperimento globale. Chi c'è dietro tutto questo? Dai, Arnold, sconfiggendo questo strano cattivo principale, potrai salvare il pianeta. La vitamina D aiuta all'assimilazione del calcio, essenziale per la salute delle ossa. Se è carente, le tue ossa diventano deboli e fragili. Ecco perché quando cammini, i tuoi piedi sembrano di gomma e in condizioni di completa oscurità, la possibilità di subire una frattura mortale è raddoppiata. Arnold, sei un vero eroe! Hai riportato tutta l'umanità a una vita normale. Ma conoscendo la tua propensione alla febbre delle stelle, questo potrebbe essere pericoloso. Torniamo indietro.